Bollette idriche, Federconsumatori Enna chiede il rimborso dei conguagli non dovuti. La decisione della Corte di Cassazione numero 17.959 del 2021, spiega Federconsumatori, ha dichiarato l'illegittimità del meccanismo di recupero delle cosiddette partite pregresse. Questa importante pronuncia, prosegue l'associazione, apre le porte alla richiesta di rimborso. Chiediamo pubblicamente all'ATI, afferma la presidente provinciale Enza Bartoli, di deliberare per la sospensione dell'applicazione delle partite pregresse e chiediamo ai singoli consigli comunali di prendere posizione sulla illegittimità del loro inserimento nelle bollette. In arrivo nelle casse di 102 comuni siciliani oltre 20 milioni di euro per recuperare i deficit legati all'emergenza Covid. I comuni interessati in provincia di Enna sono il capoluogo, Calascibetta, Centuri, Pegagliano, Regalbuto, Valguarnera e Villarosa. Personale del commissariato distaccato di Leonforte ha proceduto all'arresto in flagranza di reato di un giovane residente in provincia di Enna trovato in possesso di sostanza stupefacente. Il giovane è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Il Comune di Enna ha inviato 10 candidature relative ai bandi istruzione PNRR. I progetti riguardano la costruzione di un nuovo edificio scolastico mediante sostituzione edilizia, interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria su una scuola dell'infanzia, su 4 palestre e 4 mense scolastiche. Il commissario del Libero Consorzio Comunale di Enna, Girolamo Di Fazio, ha inserito in agenda una serie di visite nelle scuole della provincia allo scopo di monitorare e verificare i progetti finanziati e realizzati, ma soprattutto per ascoltare le richieste della popolazione scolastica al fine di migliorare gli standard di qualità. Il primo istituto a ricevere la visita del commissario è stato l'Abramo Lincoln di Enna. L'ASP di Enna ha comunicato nuove date per le vaccinazioni di prossimità nei comuni: giovedì 3 marzo a Centuripe, venerdì 4 marzo a Villarosa, domenica 6 marzo a Nissoria, martedì 8 marzo a Sperlinga, mercoledì 9 marzo ad Aidone a Valguarnera, giovedì 10 marzo ad Assolo, sabato 12 marzo a Troina. Il calendario della raccolta differenziata nella città di Enna prevede stasera il conferimento della plastica. Le utenze domestiche sono invitate a esporre sacchi o mastelli dalle ore 22 alle ore 6. Anche per le utenze non domestiche è prevista per domani mattina la raccolta della plastica, nel pomeriggio la raccolta di umido e cartone. Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al nostro sito ennalive.it, per contattare la redazione scrivete a redazione@ennalive.it.